un attimo. Ah, aspetta, niente. Prego. Ok, sì, e però avanti divento alta, sì. Giura? Cristina. Piacere mio, benvenuto a Lignago. Grazie. Quando poi abbiamo una bellezza così, a noi fa sempre piacere. Grazie, molto carino, grazie. Ci qua? Sì. Ma prendo dopo, tagliamo. Sì, signor sindaco, venga qui al nostro fianco. Per... Non c'è problema. Bene. Sì, ci siamo già presentati. Puoi andare. Buonasera a tutti, grazie e benvenuti all'inaugurazione di Inside Arreda, benvenuti a tutti, facciamo ancora un caloroso applauso perché questo ambiente merita davvero. Benissimo, prima di tutto voglio ringraziare la persona che mi ha invitato e ha invitato tutti voi questa sera, che è proprietario di Inside Arreda, del signor Paolo Borin. Grazie Paolo. Allora, ad una manifestazione così importante non potevano mancare le autorità, quindi ringraziamo il sindaco di Legnago, il dottor Silvio Gandini, e l'assessore alla cultura di Legnago, la professoressa Clara Scapin. Benvenuti anche a voi. Grazie. Sindaco, lei la parola, soprattutto per fare una domanda molto interessante. Di cosa ne pensa della nuova realtà imprenditoriale qui a Legnago? È una domanda a cui rispondo volentieri, perché anche l'inaugurazione di Inside questa sera è la testimonianza di una realtà imprenditoriale che accetta la sfida del mercato, che si misura con le nuove istanze, diciamo, dell'utenza, della gente, che si insedia anche in strutture di qualità, e credo che questi siano gli elementi che mi rendono particolarmente soddisfatto proprio della realtà industriale di questa zona, ma anche di Inside in particolare. All'interno di questa realtà avere anche Inside, beh, è un piacere, perché questo sicuramente può essere un valore aggiunto per questa realtà imprenditoriale alla quale cerchiamo di essere vicini. Invece alla dottoressa Scapin, bene, noi stiamo assistendo a un binomio davvero interessante: arredamento, quindi casa, e arte, parliamo di musica, di danza. Ecco, lei che è assessore alla cultura, di questa iniziativa cosa ne pensa? Faccio subito i complimenti a Paolo, perché ha avuto un'idea geniale. Un applauso, qua ci sta l'applauso, eh. Poi come amministrazione, città, abbiamo sempre pensato che accanto allo sviluppo dovevamo coniugare anche la cultura. Bene, grazie a voi, grazie per condividere con noi questo momento. Allora Paolo, adesso tocca a te, ti lascio la parola per salutare queste persone che sono venute a trovarti. Grazie. Grazie a tutti per essere venuti. Cos'è Inside? Inside è l'evoluzione di un percorso iniziato tanti anni fa con l'azienda familiare. Abbiamo voluto collegare quello che è il discorso della casa con tutto quello che circonda la casa. Bene, infatti vediamo un arredamento davvero di tendenza, adatto ad ogni tipo di casa, dalla più sofisticata alla più pratica. Passiamo allora al taglio del nastro per rendere ufficiale questa inaugurazione. Siamo tutti riuniti per questo momento. Qui ho la fascia, quindi prendo anche la fascia, facciamo una cosa ufficiale. Sì, va bene, il sindaco prende la fascia perché vuole rendere ancora più ufficiale questo momento. Sindaco, mi vuole incoronare di nuovo Miss Italia? No, eh. Beh, 2004 è passato. Potrebbe essere un'idea. Bene, allora tagliamo tutti insieme il nastro. Benissimo. Auguri Paolo e grazie per questo invito. Il cuscino lo diamo a qualcuno? Il cuscino lo diamo. Il cuscino sul divano? Così. Uno, due, tre!